casa la sbanca, il tornello veneziano, quando ci mettevi in secco 3-0, mi sentivo male su questo match. Tanto oggi abbiamo fatto una buona gara, non andavo dalla sala stupida, i ragazzi hanno risposto bene oggi, alla grande, ci siamo presi sempre a punti, erano quello che volevamo quest'anno. Su come si è disceso con la punizione Giuliano di Giuliano e poi cosa ha controllato per poi chiudere la linea di questo? Il mondo Giuliano si è sbaccato, anche stava facendo una bellissima prestazione, ci mancava solo un gol. Oggi ha fatto una notizia, è arrivato e siamo partiti benissimo e poi siamo sempre crescendo nella nostra partita. Ottima prestazione di tutti i tuoi giocatori. Sappiamo che non ti piace camminare dei singoli, però fornire in mezzo al campo, se non metti, non ci sono bene di giocatori di categoria superiore, quindi di difensori, la squadra forte, mi sarà. Infatti non parliamo di singoli, perché è una squadra che gioca sempre, lo giocano sempre bene, non so se ci sei, cioè comunque ci sei, è una squadra proiettata sempre a fare gol, sempre a fare male all'avversario, e ogni partita ragazzi corrono tantissimo, danno l'animo per loro meglio, per far felice i nostri tifosi, anche se ci vuole, anche se ci vuole male, anche oggi sono venuti in massa qua a sostenerci, a sostenere la vita del sud, non sempre il massimo, speriamo che questi problemi sono contenti. Anche oggi, sì, come sono contenti di lavorare, però non sanno nemmeno noi. Dove stanno il canale, bisogna continuare su questa strada. Sempre mai informarsi, le notizie va sempre avanti. E anche la marcaccia bisogna sempre andare avanti, informarsi mai. Adesso i microfoni ci hanno di buoni responsabili della matrifica del Casola. E anche merito tu, diciamo, per vedere una squadra che gioca così bene, una squadra forte che è prima in classifica in un campionato difficile come quello di promozione. Il merito è di tutti quanti sicuramente. Io volevo ringraziare il Casola Calcio per la possibilità che mi ha dato quest'anno di tornare nell'ambiente e anche perché venivo da un anno di fermo per problemi personali. Grazie al Casola Calcio sto qua e sto dando il massimo perché penso che possiamo fare un buon progetto insieme. E fino ad oggi praticamente il tutto si sta rispecchiando. Spieghiamo un po' ai tifosi qual è il tuo ruolo. Praticamente io cosa faccio? Mi occupo di andare a vedere e a relazionarmi poi con il mister Lavanna, con l'allenatore in seconda in sonetro e con il direttore generale Cristorelli per quanto riguarda le squadre avversarie, per quanto riguarda i ragazzi o altri giocatori che ci possono interessare in questa stagione sportiva o futuristica. Quindi è un lavoro sia nell'immediato, cioè nel prossimo avversario, ma anche prospettivo per quanto riguarda i giovani del futuro. Sicuramente è così, come tu giustamente stavi sottolineando, il mio lavoro è quello là dell'attuale per poi anche pensare all'indomani.